ECMA 2024, stand GV Divisione Bici, perché anche quando si va a pedali è importante portarsi dietro il necessario per una piccola o grande avventura. Siamo qui con Paolo Marini, brand manager di GV Bike Italia, che ci racconterà le novità esposte qui al salone. Ciao a tutti, sono Paolo Marini, brand manager di GV Bike. Oggi volevamo presentarvi le novità presenti appunto a ECMA 2024 per quanto riguarda il mondo bici. Presentiamo per la linea Adventure due nuove borse, che sono appunto una borsa da sottosella, Gateway 6, è la media della famiglia delle borse da sottosella che proponiamo, con il nostro attacco contatto a sgancio rapido ed ha un litraggio appunto di 6 litri che è molto interessante perché può permettere di portare più roba rispetto alla borsa che vedremo dopo, che è la Gateway. Per quanto riguarda invece la parte di telaio frame, anche qui abbiamo creato una proposta relativa alla parte del tubo superiore, quindi una long top tube 2 litri, molto molto interessante per chi fa endurance o comunque per chi fa viaggi lunghi. Infatti diciamo che la linea bikepacking, partita inizialmente con tre tipologie di borse, quindi una borsa da manubrio, una frame e una sottosella, man mano è stata aggiunta di altri modelli perché giustamente è un mondo che si sta ampliando molto. In questo caso abbiamo anche delle borse da forcella, sempre con l'attacco contatto, però in versione appunto da forcella, con una semplice mossa si può attaccare e staccare la borsa. Anche una cosa da dire, tutti i prodotti della linea Adventure sono 100% waterproof, materiale in nylon ripstop 600 denari, quindi un materiale molto resistente e che va bene per fare qualsiasi attività su bici gravel o comunque mountain bike adventure. Anche in questo caso poi proseguiamo con altre borse, sempre della linea Adventure. Una borsa da sottosella, quindi molto più ampia, molto più capiente, che va bene per chi magari vuole affrontare più di un weekend, quindi vuole magari affrontare tutta la settimana. La nostra borsa da telaio Hill, anche qua parliamo comunque di litraggi abbastanza importanti, e poi la nostra borsa top tube da un litro, Picker, che ha questa apertura con feedlock molto molto pratica, perché permette con il tipo di assetto, il tipo di guida, di non avere aperture spiacevoli durante quello che è il viaggio. Anche qua abbiamo su questa Torpado, che monta appunto un manubrio FSA, la nostra borsa Climb da manubrio, molto apprezzata da chi fa gravel, e le due portaborracce. Anche queste molto molto pratiche perché possono servire per inserirci quello che è il cibo o comunque avere del materiale extra per poter essere idratati durante i viaggi. Non solo gravel appunto, ma anche tutta una parte relativa all'escursionismo mountain bike, quindi volevamo far capire che comunque la linea Adventure non è solo gravel, non è solo bikepacking, ma soprattutto va molto bene per chi pratica escursionismo. E in questo caso abbiamo voluto farlo in maniera molto evidente, molto scenica, con una fat bike della Fantic. Anche qui abbiamo un toolbox da sottosella con aggancio e sgancio rapido, contatto, molto pratica perché comunque permette di mantenere tutto ciò che può essere utile per la manutenzione della bicicletta. L'immancabile tracer proviene dalla nostra collezione Experience, quindi cicloturismo, dove si può inserire all'interno il proprio smartphone e quindi avere una guida con le mappe a portata di mano. E poi ecco appunto, abbiamo voluto far vedere che anche su una forcella ammortizzata può essere installata la nostra borsa da forcella, che è la Carrier, tra l'altro in versione maggiorata in questo caso, quindi 5.5 litri per lato. Installata sulle forcella ammortizzata con le fascette e non con la predisposizione alle viti.
non solo gravel, non solo adventure, ma anche linea experience, quindi linea del cicloturismo per chi ama invece viaggiare per lunghi tratti, per chi vuole stare tanto sulla bicicletta. Abbiamo addirittura 80 litri di capienza in questo setup che noi chiamiamo simpaticamente Patagonia, perché sono ben 80 litri di stivaggio sulla bicicletta, quindi la nostra borsa cargo da 40 litri waterproof e i due panni laterali da 20 litri con attacco ingegnerizzato Givi rapido. Anche in questo caso è un attacco che permette di essere installato su tutte le tipologie di portapacchi, quindi è un attacco universale. Forte anche il fatto che comunque lo diamo in dotazione dei distanziali per poter appunto avere la migliore installazione sul portapacchi. Queste borse poi sono presenti in altre colorazioni, abbiamo voluto dare il massimo della scelta a chi viaggia, soprattutto anche con colori che aiutano per quanto riguarda la parte di visibilità su strada, e quindi anche per la sicurezza è molto importante essere visibili con dei colori che siano sgargianti. Ultima ma non ultima, la linea Urban, una linea molto classica dedicata a chi fa commuting urbano e quindi a chi lavora in città o comunque anche nei paesi di provincia, e si va dalla classica borsa laterale, sempre anche questa con attacco rapido, oppure c'è anche il pratico borsello da manubrio che diventa poi anche un marsupio perché è dotato di cinghia, e poi vabbè la classica bisaccia che tutti amiamo avere sulla bici da città. Questo è quanto, tra l'altro noi abbiamo anche un sito e-commerce, gvbike.com, dove vendiamo direttamente al pubblico i nostri prodotti. È stato un piacere, vi ringraziamo e vi aspettiamo qui a ICMA. Ciao!